La campagna di vaccinazione nell'Alto Vicentino frena ancora per mancanza di dosi di siero anti-Covid da somministrare agli utenti con prenotazione in mano, in particolare per la quota di farmaco ex AstraZeneca consolidata ritardataria cronica. Tra ieri e oggi nuovi disagi hanno colpito i centri zona allestiti dai comuni per iniezioni gestite dai medici di medicina generale, in particolare quelli dell'ULS Pedemontana al Pala de Marchi di Marano Vicentino. Solo da lunedì prossimo si potrà riprendere a regime per la parte affidata ai dottori di famiglia dopo il potenziamento delle scorte, dove si riprenderà regolarmente da domani dopo la consegna breve delle scorte in arrivo in queste ore e proprio nella sede di Marano, ma solo per le fasce fragili, vale a dire disabili e ultraottantenni, struttura che ospiterà i vaccinandi tra l'altro per l'ultimo giorno proprio mercoledì prima del trasferimento definitivo all'anificio Conte di Schio del centro vaccini gestito dall'UL7. All'interno dell'ampia palestra maranese rimarranno comunque attive 4 linee per le fasce d'età che progressivamente avranno accessi all'immunizzazione con i medici di famiglia.